Sono Filippa Giordano, sono nata a Palermo, Sicilia, nella bella Italia, e adesso mi trovo in Messico dove passo moltissimo tempo perché con gli anni è diventato uno dei paesi molto importanti per me. Sono nata in una famiglia di musicisti perché tutti nella mia famiglia cantano professionalmente, mia madre mezzosoprano, mio padre baritono, mio fratello un violoncellista, miei zii pianista, altri cantanti di opera. Devo dire che anche a partire da mio nonno, che è stato uno degli ultimi cantastorie siciliani, la musica è sempre stata con me e mi ha sempre nutrito. E io fin da bambina non ho mai desiderato fare niente al di fuori dell'ambito artistico, cominciando prima per la danza classica, che era una passione di bambina, e poi sviluppando la mia vocalità grazie a mia mamma, che è stata la mia unica maestra di canto e mi ha guidato nel cercare di incontrare una vocalità che potesse essere particolarmente dinamica e con influenze tanto della opera, che è stata la musica che mi ha cresciuto, quanto della musica contemporanea pop, che era quella che nella mia adolescenza anche mi attraeva molto. La mia carriera si è sviluppata in vari paesi del mondo e grazie, penso, al fatto di aver un po' rinnovato con una vocalità più pop, grandi classici della opera per un pubblico non necessariamente affezionato all'opera. Diciamo, la mia missione era un po' quella di prenderli con una reinterpretazione di questi classici, con rispetto alle partiture, all'orchestrazione, però con la voglia di cantarli come delle canzoni per cercare di avvicinare il pubblico che considerava la opera un genere sofisticato, distante, troppo rigoroso. La prima volta che sono arrivata in Messico è stato con il mio primo album, Filippa Giordano, un album che ha avuto molto successo in vari paesi del mondo, e Messico è sempre stato presente da quel momento in poi, con tutti gli altri dischi, i concerti che presentavo, e quindi ho frequentato moltissimo questo paese. Poi, dopo tanti anni, potrei dire circa 6, 7 anni, 8 anni, in ogni visita che venivo, in una di queste ho incontrato mio marito, l'uomo della mia vita. Infatti io ricordo che sentivo come questa sensazione di che c'era qualcosa o qualcuno che poi mi avrebbe fatto tornare 1000 altre volte in più qui.